regina. Sono tutti, ma sai che non c'è una persona che incontri che non mi dica: ma come fa a cantare ancora così? Come fa a avere questa voce che così immortale, veramente? Ma io ti ripeto che si nasce con tante cose, sì. Le energie, la buona volontà, la voce, sì. La voglia d'amare. Allora la voce si conserva, io dico sempre, prima di tutto con lo studio e con l'intelligenza, bisogna sapere adoperare la voce. Adesso arriviamo con questa tua voce su uno dei tuoi grandi successi, però in realtà una canzone che, pensate, arrivò dalla mente di Edith Piaf. La Piaf, era così, negli anni 50 aveva avuto un problema, aveva avuto una grande delusione d'amore. Cioè Eddie Constantine, che era stato una persona che lei aveva scelto, preso, imposto, anche se aveva un accento molto inglese quando era appena arrivato in Francia, a un certo punto cosa fa? Durante questo grande amore chiama la moglie e la figlia, che lui aveva da un'altra parte, per cui grande delusione per Edith. Trova un altro amico, uno chauffeur, che anche questo diventerà poi un grande attore francese. Allora Henri Puss lo prende e lo lancia anche lui nella cosa. E nel frattempo comincia a fa una piccola commedia musicale, la Petite Lili, che va abbastanza benino. Però insomma è un personaggio molto tormentato in questo periodo. Allora chiede di fare delle nuove canzoni. Gliene portano una che era stata composta...